vogliamo parlare di Europa. Oggi, ancora di più, bisogna parlare di Europa. Una firma per mettere insieme le risorse, gli impegni e la volontà e per promuovere una maggiore attenzione alla comunicazione sull'Unione Europea. In una giornata in cui è ancora forte l'eco della tragedia di Bruxelles, il rettore Gian Maria Aiani e il sindaco Piero Fassino hanno siglato al campus Einaudi il protocollo Torino Parla Europeo. Il rettore ha commentato gli attentati citando la presidente della Camera, Laura Boldrini. Il suo discorso forte è stato un discorso in cui si è posto l'accento di fronte a una chiusura progressiva dei confini, a un rifugiarsi dell'Europa nei propri spazi nazionali. La Boldrini ha rilanciato quello che fu scritto nel manifesto di Ventotene, che non a caso è stato scritto nel 41, in un'epoca di tragedia europea, diffuso poi nel 44. E in sintesi il discorso era: serve più Europa, serve mantenere gli spazi aperti. Proprio le vicende drammatiche di queste ore confermano quanto sia decisivo e fondamentale lavorare per costruire una coscienza europea forte e per radicare sempre di più la consapevolezza che l'integrazione europea è una necessità, oltre che una scelta, se vogliamo costruire un futuro che sia più capace di garantire ai cittadini quelle certezze, quelle sicurezze che fino a ieri potevano essere facilmente riconosciute e assicurate dalle politiche nazionali. A conclusione dell'incontro, un minuto di silenzio seguito dalla contestazione di alcuni studenti nei confronti del sindaco Fassino. Se davvero vogliamo cambiare le cose, non saranno sicuramente appunto le politiche securitarie, e sicuramente quello che è accaduto ieri a Bruxelles ci dimostra tragicamente quanto inutile sia la militarizzazione, lo stato d'emergenza. Ci metteremo dalla guerra in Iraq, non dovresti avere la faccia di presentarti in occasione del genere all'alba di stragi.